ci troviamo nella Certosa e Museo di San Martino a Napoli. L'insieme di spazi chiusi e aperti che compongono questo straordinario monumento conserva ancora l'impianto base certosino. Lo vediamo nella sequenza degli spazi principali, ingresso, cortile monumentale su cui prospetta la chiesa, la foresteria, le scuderie, chiostro dei procuratori che è un po' una cerniera tra l'accesso all'area eremitica che si identifica nel chiostro grande e l'area per le attività comunitarie, quindi la spezieria, l'accesso alle aree di rappresentanza dell'alloggio del priore e i giardini. Una delle raccolte che comincia a formarsi proprio negli anni immediatamente successivi all'istituzione del museo è proprio la raccolta presepiale. Il presepe Cuciniello è uno dei nostri pezzi più visitati, ma è anche un po' l'epitome del museo napoletano del Settecento, quello laico, quello cortese. Uno degli oggetti più significativi è la tavola Strozzi, che è la più antica rappresentazione della città di Napoli, una sorta di fotografia dal mare che è data alla seconda metà del 400. La chiesa della Certosa di San Martino è un museo nel museo. Battistello Caracciolo, Guido Reni, Giuseppe De Ribera, Massimo Stanzione, il Cavalier d'Arpino sono solo alcuni dei nomi che il visitatore incontra durante la sua visita in questo straordinario spazio. Il percorso museale è intervallato da una serie di scorci che permettono di mettere in relazione la storia di Napoli con la città di oggi attraverso aperture panoramiche sulla città, sul suo golfo e con lo sfondo costante del Vesuvio. La maggior parte dei visitatori viene alla Certosa attratta dalla curiosità e dalla voglia di immergersi in quella che probabilmente è la più autentica rappresentazione della storia di Napoli, la più autentica perché è fatta tutta con testimonianze autentiche.